La scorsa settimana vi ho portati con me tra i misteri della Copenaghen sotterranea e abbiamo navigato il labirinto oscuro e suggestivo su una piccola barca. Oggi lasciamo la Danimarca e ci spostiamo verso il sud Italia, in quella meravigliosa regione che è la Calabria. Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo video. Come vedete sono in un posto nuovo, sono in Calabria, non vi ho mai portati qui prima e sono qui per qualche giorno insieme al mio fidanzato e ai suoi genitori. Sono danesi loro, ma amano la Calabria e vengono qui in vacanza da moltissimo tempo e per me è stata una piacevole sorpresa conoscere un ragazzo con una famiglia danese, innamorati tutti dell'Italia. E a me fa molto piacere cambiare regione, quindi passare un po' dal Piemonte alla Calabria. Sono stata qui diverse volte in passato e mi è sempre piaciuto moltissimo, e quindi anche questa volta ho colto l'occasione per venirci. Nei prossimi giorni, mi vedrete lavorare negli orari di lavoro, quindi un po' al mattino, un po' al pomeriggio, ma per il resto mi godrò, il sole, il mare e cercheremo di andare a visitare qualcosa nei dintorni. Staremo qui fino a venerdì e poi venerdì ci sposteremo in un altro posto che probabilmente vedrete nel prossimo vlog. Sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di condividere tutto questo con voi. Spero che stiate bene e spero che questo video vi piaccia. Di prima mattina, appena alzata, ho ammirato la vista sul mare e con una power walk ho raggiunto la spiaggia. Non molti sanno che l'acqua in Calabria è davvero cristallina. Dopo una bella nuotata, sono tornata a casa, mi sono sistemata e ambientata. Poco prima delle 9 ho iniziato a lavorare. Avere la possibilità di lavorare da remoto mi consente di lasciare il mio ufficio a Copenaghen per un po' di tempo e godermi paesaggi diversi. Ho poi pranzato e lavorato fuori in terrazza per buona parte del pomeriggio. Finito di lavorare, sono tornata in spiaggia per fare un altro bagno, leggere, passeggiare e rilassarmi dopo molte ore al computer. Verso sera siamo andati a visitare Badolato Superiore, un bellissimo paesino sulle montagne con viuzze, carruggi suggestivi e una vista mozzafiato. Mi sono addentrata nel labirinto di stradine e tutto un tratto mi sono ritrovata in un'altra epoca, in un borgo meraviglioso lontano dal caos della città.
Uno dei miei scorci preferiti è quello sulla chiesa dell'Immacolata, che si può ammirare da una piazzetta nella parte più bassa di Badolato. Dalla chiesa i colli selvaggi accompagnano l'occhio fino alla distesa blu del mare. Fare su e giù per queste stradine mette fame, quindi abbiamo gustato una buona cena. La mattina successiva siamo andati a visitare il paesino di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio. Dopo aver passeggiato nella città alta, siamo scesi nella marina per andare al mercato locale e comprare alcuni cibi regionali. Il calore, la gentilezza, la disponibilità con cui siamo stati accolti ci ha scaldato il cuore, mentre un pezzo di deliziosa anduia ci riscaldava la bocca. Abbiamo comprato molte cose, felici di provare cibi locali e supportare i produttori e i commercianti del luogo. Tornata a casa, ho iniziato a lavorare alle 9 e continuato fino al tardo pomeriggio. Poi sono tornata in spiaggia e mi sono rilassata fino all'ora dell'aperitivo, quando ho gustato le delizie comprate al mattino. La mattina dopo sono tornata ancora una volta nella bellissima spiaggia e ho camminato fino al porto. Questo è l'ormai fantasma, il porto fantasma di Badolato. Ci sono stata qualche anno fa ed era ancora semi aperto, non era così insabbiato e c'erano anche diverse barche, un paio di barche a vela affondate, facevano impressione. Se trovo qualche foto ve la faccio vedere. E adesso è stato completamente chiuso, il cancello d'ingresso è stato chiuso e anche qui è completamente insabbiato, c'è praticamente una diga di sabbia e ci sono un paio, due o tre barche a motore affondate. Quindi questo è il porto fantasma di Badolato. E dopo la visita al porto ho fatto l'ultimo bagno, almeno per questa volta, in questa meravigliosa acqua cristallina. Nel pomeriggio, dopo il lavoro, siamo andati a fare un giro nel centro di Soverato e sono andata in uno dei miei posti preferiti, che è Soverato Dolci, dove ho assaggiato una ragustina alla Nutella di pistacchio e un ottimo gelato.
Alla sera abbiamo fatto ancora una passeggiata nella bellissima Badolato Superiore, abbiamo cenato e ci siamo rilassati. Il viaggio continua la prossima settimana, quando attraverseremo lo stretto di Messina e trascorreremo un meraviglioso weekend in Sicilia, alle pendici dell'Etna, tra bellezza, cibo delizioso ed eruzioni vulcaniche.